Le azioni legali che immediatamente metteremo in campo saranno indubbiamente quelle di impugnare licenziamenti, di valutare le condizioni per un sequestro cautelativo dei beni aziendali al fine di mettere in sicurezza i crediti dei lavoratori e soprattutto non sarà la NASPI a bloccare l'azione di mobilitazione e di rilancio dell'azione di lotta dei lavoratori della Baritech insieme alle organizzazioni sindacali. Ci sono delle manifestazioni di interesse al tavolo, vogliamo che la Prefettura, ecco perché siamo qui oggi, convochi una conferenza dei servizi per valutare nel dettaglio le proposte che sono state avanzate. Assolutamente no, è un nuovo inizio, certo i lavoratori sono stremati, c'è tanta difficoltà anche perché loro non sono solo 113, sono 113 famiglie, ci sono i figli, ci sono le mogli, ci sono le persone che a casa soffrono insieme ai lavoratori e noi appunto per loro dobbiamo tenere alta l'attenzione di questa avvertenza all'interno della città, richiamando appunto l'impegno delle istituzioni. La partita per noi non è assolutamente finita. Ogni proposta che oggi è al tavolo, e a noi ce ne risultano due o tre di manifestazioni di interesse presenti, può essere una via d'uscita, può essere uno sviluppo positivo dell'avvertenza. Noi non facciamo il tipo per nessuno, lo ribadiamo da sempre, ma soprattutto vogliamo tenere unito e compatto il perimetro occupazionale. L'avvertenza si risolve nel momento in cui a tutti e 113 lavoratori si dà una prospettiva occupazionale, quindi siamo per non dividere e frammentare il pacchetto occupazionale. I tavoli regionali, i tavoli istituzionali non falliscono mai perché rappresentano quel momento di dialettica democratica necessario. Io mi sento di poter dire che sia le istituzioni, sia i sindacati, sia i sindaci, tutti quanti hanno compiuto ogni sforzo possibile per la riuscita dell'avvertenza e continuano a farlo. Ciò che invece ha determinato il punto in cui siamo oggi è stata una scorrettezza, un'azione da parte di Baritech senza scrupoli sulla vita e sulla pelle dei lavoratori. A seguito della conferenza stampa, nella quale verranno elencate le iniziative concordate con tutte e quattro le sigle sindacali, rimarremo in presidio permanente in questa piazza davanti alla Prefettura e davanti al Comune di Bari. La battaglia non finisce con la consegna delle le 113 lettere di licenziamento, anzi acuisce e insiste sulla nostra volontà di continuare a combattere per salvare questi lavoratori. Noi ci aspettiamo invece dichiarazioni di concretezza. Se vogliamo stabilire una legge, deve essere una legge a tutela e a protezione della rete di industria, perché lo dico, a Bari c'è una pandemia industriale, stiamo perdendo tantissimi posti di lavoro e i dati ci dicono che nei prossimi mesi, se continua questo processo di deflagrazione, noi avremo 5.000 disoccupati nel giro di 4 mesi. Questo non è sostenibile. Un ulteriore dato, l'area di Foggia, fa qualche ora noi andremo a discutere una multinazionale che lascia la Puglia, 114 lavoratori. Cosa stiamo aspettando a trasformare le dichiarazioni elettorali in impegni concreti verso la comunità barese? Questo ci aspettiamo dalla politica e oggi ci aspettiamo che dopo la conferenza stampa, all'interno del tavolo generale che stiamo chiedendo, ognuno dia indice al governo di soluzione. Basta contrapposizioni, basta fare opposizioni e maggioranza. Noi siamo con i lavoratori, scevri da ogni endorsement alla politica, vogliamo soluzioni e vogliamo immediatamente delle risposte nel rispetto di questi lavoratori. Il decreto legge, noi abbiamo la necessità di fare chiarezza. Un lavoratore in NASPI e quindi un lavoratore inoccupato non può avere una cassa integrazione. La cassa integrazione, e mi rammarica dirlo perché mi riportate a scuola, la cassa integrazione viene data a un lavoratore che è dipendente di una società e che, come è previsto dalla legge nazionale, deve all'azienda introdurre una parte del 9% del pagamento di quella cassa integrazione. A questi lavoratori la cassa integrazione oggi non è accessibile perché non c'è più un soggetto industriale. Abbiamo fatto scappare da Bari un'azienda e tante altre se ne stanno scappando. La nostra paura è che Baritech sia, come dire, l'innesco di una bomba sociale. Perché se questa è la fragilità politica che fa scappare le imprese senza nessuna responsabilità, noi siamo convinti che all'interno dell'area industriale di Modugno ci sarà una catena, un effetto domino su questa avvertenza. E allora quando ci sediamo a un tavolo istituzionale concreto, dando a Baritech delle risposte opportune? Sì, da oggi inizia un impegno forte accanto ai lavoratori da parte del sindacato, che ci auguriamo possa essere avallato da un altrettanto impegno forte delle istituzioni a partire dalla Prefettura.
è il momento che questa vertenza abbia la massima trasparenza e la massima concretezza. Noi oggi chiederemo al prefetto di attivare una cabina di regia di crisi permanente per invitare tutti gli investitori che si facciano vedere con la loro faccia e con il loro nome, cosa che non è avvenuto in questi mesi, che dicano chiaramente quale progetto vogliono mettere in campo, cosa può fare la regione per facilitare l'avanzamento di questi progetti, quali possono essere eventuali investitori che possano rilevare il prima possibile questo stabilimento, e soprattutto anche diventa importante, prima di procedere in ogni fase negoziale, che l'ASI una volta per tutte ci dica come funziona il regolamento per attivare o meno l'autorizzazione affinché in quello stabilimento ci sia o non ci sia un'attività produttiva. Tutto questo è mancata la trasparenza, è mancato il ruolo dell'ASI, e tutto questo ha portato a un fallimento della trattativa che molto probabilmente si sarebbe potuto evitare se tutti gli attori in campo avessero agito concretamente in maniera trasparente.